Aspetta che è volato il telefono. Ti faccio il regalo di Natale, cioè se le vuoi le mozzarelle te le... La torta di ceci? Ma mi fa scorreggiare i ceci, mi sa. Animali animali, buon Natale a tutti. Passatevi una splendida giornata con i parenti e godetevi soprattutto tutto questo video fino alla fine, che è un video appunto inerente al Natale. Ricordate che vi voglio bene, ma oggi più che mai, e non prendete impegni alle 18 che uscirà un altro video. Buona visione. Oh, oh. Mancano 5 giorni a Natale e mi sono vestito come uno scemo. Ciao animali animali, benvenuti in questo nuovissimo video che all'inizio non guarderà nessuno, perché siete delle persone normali, non come me. Sarete probabilmente seduti ad un grande tavolo bello imbandito insieme alla vostra famiglia a mangiare qualcosa, un quintale di cose buonissime preparate da vostri genitori, nonni, parenti. Quello che a me non succede, ma non compatitemi, sono io che non è che amo e stramo le feste del Natale, però visto che a voi piace, me lo faccio piacere anch'io oggi. A me forse avrebbe donato di più il verde, probabilmente, perché a me mi sarebbe di più piaciuto essere il Grinch, sia perché è un casinista e appunto sia perché è del colore verde. Però oggi sarò anch'io una specie di piccolo Babbo Natale, visto che ormai non so se, ormai spero che nessuno di voi ci creda. Però se ci credete, ok, ognuno è bello perché è fatto appunto a modo proprio. Cioè, ma vi rendete conto che mancano 5 giorni? Vabbè, facciamo 6, però comunque mancano 5 giorni alla fine dell'anno. Un altro anno, tutte le volte dite, ma perché quest'anno è stato più bello dell'anno scorso? Oppure viceversa. E quindi, a parte farvi un grandissimo augurio a voi, alla vostra famiglia, a chiunque a voi vogliate bene, sono qua per dirvi anche tantissime altre cose. Io vi consiglio di non perdervi la fine del video, perché alla fine ci sarà uno spoiler enorme che io me lo tengo dentro da tanto tempo, ma non volevo essere troppo prematuro nel dirvelo perché appunto era una cosa importante che ancora non sapevo esattamente quando dovevo farla, però adesso posso dirvela. Ma prima di fare un regalo a voi, volevo fare un regalo anche alle persone che vi vogliono male e mi vogliono male. È più un regalo che in realtà viene da YouTube, però è un regalo insomma che vi faccio anch'io, perché sono io che lo devo abilitare sul mio canale. Come avevo detto su qualche scorso video, c'erano delle persone, così si possono definire, che mi cercavano di fregare dei soldi tramite i link, fingendosi me, quindi mettendo il mio nome, mettendo la mia immagine nel profilo del canale, e che appunto vi facciano magari abbonare facendo finta di regalarvi dei crediti di Pokémon, di Clash Royale o di qualsiasi altra cosa. Finalmente YouTube ha implementato questa cosa che io, mettendo un codice tra le parole bannate, non dovrebbero più apparire nei commenti le persone che mettono qualsiasi link. Quindi addio spam, addio truffe, se questo funziona ve ne accorgerete. E quindi spero che in parte vi sia di aiuto nel caso ci fosse già cascate o potenzialmente poteste cascarci in un futuro. Io come sempre decido all'ultimo, come il Capodanno, come qualsiasi festa, decido sempre all'ultimo cosa fare, compreso i regali. Io spero che voi avete fatto qualche regalo, perché anche una stupidaggine può far felice una persona, come lo può essere anche un sorriso. Però magari qualcuno dice, ma quello lì mi ha regalato un sorriso a Natale, ma che tirchio. Quindi magari a Natale fate anche un piccolo pensiero così per far felice un vostro amico che vi è stato accanto a scuola, un vostro collega di lavoro, la vostra famiglia, che voi non lo sapete, ma io, le famiglie si sopportano a vicenda, quindi fare un pensiero alla mamma o al papà alcune volte può essere una grande cosa. Non sono qua per fare il Babbo Natale dalla situazione, ma vi racconto comunque qualcosa che secondo me è giusto, è qualcosa che ho imparato io nella vita, e quindi ho anche imparato che vestirsi così a cazzo solo a Natale. Anche tra noi mates ci facciamo i regali un po' in ritardo, ma i regali che magari ho fatto a qualche amico o qualche parente è stato regalare il mio, quindi il nostro libro firmato magari da tutti e quattro, perché per me il libro è stata una grande soddisfazione quest'anno, una cosa che sento mia, e quindi secondo me io l'ho reputato un grande e bellissimo regalo da fare a qualche parente, perché appunto per me è una cosa che ha tanto valore. Se anche voi siete in ritardo con qualche regalo, potete sempre trovare in descrizione il link del nostro sito per regalare una maglietta a qualcuno o autoregalarmi una maglietta. Se non sbaglio, ci sono anche le magliette di Natale, che appunto non costa tantissimo ed è un bel regalo. Ma io ogni volta penso a che cosa ho fatto quest'anno, perché mancando 5 giorni fai un attimo un recap generale di tutto ciò che hai fatto in un anno. Ma ancora prima di dirvi questo, pensi anche al futuro. E io non so mai che cosa farò nel futuro, perché io tutte le volte penso cosa farò da grande e ci sono solo tantissimi punti interrogativi intorno alla mia testa che mi dicono boh. Io spero che dentro la vostra testa, oltre un po' di sale in zucca più della mia, ci sia qualcosa che voi magari vorrete fare da grande. Io per ora ho solo sparato delle grandi cagate, ma spero anche abbia fatto felice un bel po' di persone. Quindi il progetto futuro sarà sempre sparare le cagate anche l'anno prossimo, sperando che l'incubo di ogni youtuber non arrivi mai, ovvero quello di fermarsi o che succeda qualcosa. Nel corso di questi anni ne ho visti tanti youtuber fermarsi, rallentare, cosa che a me non è successa. Quindi non so a chi deve andare un grazie, ma io a voi
ringrazio sempre. Io volevo farvi un regalo quest'anno, oltre a portarvi magari delle streaming appunto in questa vacanza natalizia, come è già successo, oltre a continuare a fare i video tutti i giorni e oltre a incontrarvi alle fiere ovunque voi siate, volevo fare un po' il Babbo Natale, che però quello che ha la gamba rotta, perché quello che sta al call center, ecco, perché io ho la renna in doppia fila, me l'hanno portata via, gli hanno messo la ganascia alla polizia e quindi non posso venire a casa voi a Natale, accontentatevi di qualcun altro, anche se molti sono sicuro che avrà chiesto me o i mates sotto l'albero, ma non entriamo nelle scatole. Volevo fare una piccola chiamata a qualcuno di voi e ho preso dei numeri dai messaggi privati di Facebook, appunto ho chiesto se mi scrivate il numero attraverso la mia fanpage, perché appunto non volevo far mettere i vostri numeri pubblici scritto ovunque per eventuali scherzi, e quindi insomma andiamo a fare un paio di chiamate, vediamo. Oh oh oh. Oh, ma hai rubato la canzone di Natale? Sei veramente tu? Sei veramente euforica? Zio. Ciao. Ciao. Non ti credo. Sì, sono io, Babbo Natale Call Center. Come ti chiami? Lucia. Ciao Lucia, sei quella che fa le mozzarelle? No. No, mi facevi anche tu un regalo per Natale. Beh, ma se vuoi ti faccio il regalo di Natale, cioè se le vuoi le mozzarelle te le... No, no, tranquilla, non preoccuparti, ma se ci vedremo a un evento portami le mozzarelle, va bene? Ok. Grazie, veramente. Ma figurati, nessun problema. Lucia, io ti saluto, passa un bellissimo Natale con la famiglia, io adesso vado a chiamare qualcun altro. Grazie, buona festa anche a te. Ciao cara. Ti adoro Sasha. Anch'io vi adoro. E il primo è andato. Ah, la prima. Vediamo se anche... Ah, non ho messo le prime tre cifre. Pronto? Ma tu li hai visti i piccioni? Mi sa di sì. Sono volati via. A me si è rotta la renna, quindi non sono potuto venire a casa tua e ti sto chiamando. Cioè io ho provato a chiamare i piccioni se mi portavano in giro, ma non ce la facevano. Peccato. Come ti chiami? Boh. Ma come boh? Mi chiamo Giulia. Come stai Giulia? Benissimo ora. Eh? Adesso stai benissimo. Niente, ti volevo chiamare solo per farti gli auguri di Natale a te e la famiglia. Grazie. La ragazza. Anche a te, a Sabri. Ok, no, Sabrina no. Che cosa vuoi da Sabrina? Ascolta, sì. La ragazza che ho chiamato prima ha detto che mi regala le mozzarelle. Tu cosa mi vuoi regalare? Ti regalo le pizze di Napoli, perché io sono di Napoli, quindi ti regalo le pizze. Ah, vabbè, quindi mozzarella e adesso pizza. 100 pizze almeno. Cioè, quante ne vuoi tu? Benissimo, allora grazie per la pizza. Un bacione. Ciao. E anche la seconda andata, adesso chiamiamo una ragazza che ha avuto dei problemi a scuola di bullismo. Pronto? Chi sei? Non so, mi ha chiamato lei. Io? No, ho ricevuto una chiamata adesso. Ah, davvero? No, giuro. Aspetta, io la conosco questa voce. Ma anch'io la conosco, si chiama Aurora? Sì, oddio sei Anima. Chi è Anima? Oh mio Dio, no, aspetta, non ci credo. E io sono Babbo Natale. Sì, Babbo Natale. C'è uno che mi vuole rubare il... Come si chiama Anima? Questo mi vuole rubare il lavoro. Io sono Babbo Natale. Chi è sto guas? Chi è sto truffatore? No, mi ha fatto il regalo più bello del mondo. Sono contento. Ascolta, ma tu mi hai scritto che hai avuto un problema a scuola, è vero o no? Sì. E allora lo risolviamo insieme questo problema? Sì. Tu l'hai vista la trasmissione che è andata su Rai 2? Sì, l'ho vista. Ecco, più o meno ti vorrei dire le stesse cose. Tu, ho visto che sei circondata da tre amici a cui vuoi tanto bene, no? Aspetta che hai volato il telefono. Sono ancora tuoi amici queste persone? Sì. Tu lo sai benissimo che devi stare con quelle persone lì che condividono un po' le tue stessi piaceri, le tue stesse passioni o con cui ti diverti e che non cercano invece di sotterrarti. Lo so, ma è molto difficile per me. Tu lo sai che una ragazza se dice che sei cretina non vale niente, perché tu devi continuare a fare ciò che ti piace a te, non ti devi far fermare da delle persone che vanno contro di te, contro corrente. Ci trovo. Cerca sempre di stare vicino ai tuoi amici e cerca di non farti abbattere, visto che comunque sei a scuola, ti devi concentrare per il tuo futuro. Grazie per il consiglio. Ma figurati, anche noi riceviamo tutti i giorni un sacco di offese, ma mi vedi mica che io non faccio video tristi? No. Quindi anzi, tu devi cercare di essere come noi, devi cercare di fregartene, perché non valgono niente le offese, a noi ci scivolano addosso. Lo vedo. Cerca anche tu di parlare con la tua famiglia, di stare bene con i tuoi amici che ti vogliono bene. Studia. E vabbè, se proprio vuoi rompere un piatto perché arrivi a casa incazzata, fallo, quello te lo concedo. Grazie. Dai Aurora, io ti mando un bacione che chiamo altre persone. E mi raccomando, in gamba e in bocca al lupo per tutto. Grazie. Grazie a te. Ciao cara, un bacione. Ciao. Vediamo se anche questo qua risponda. Questo neanche squilla, gli è esploso il telefono. Niente, questo mi odia. E allora facciamo l'ultima chiamata. Pronto? Si salve, Gianluigi Pizza. Sasha! Non c'è cascata. Ciao. Come stai? Io sto bene, tu come stai? Io male, ho raffreddore. Hai raffreddore? Ma mi hanno detto quelli che ho chiamato prima che tanto io con questa chiamata faccio guarire tutti e sono tutti contentissimi. Adesso ti senti un po' meglio? Sì.
Hai visto, immaginavo. Comunque, niente, io ti chiamo per farti gli auguri, per fare gli auguri a te e soprattutto ti lancio una medicina invisibile che ti fa passare il raffreddore. Tu non la vedi, ma ti è già arrivata, fidati. Va bene, grazie. E tu cosa mi vuoi regalare? La torta di ceci, che è una specialità della mia città. La torta di ceci? Ma mi fa scorreggiare i ceci, mi sa. Non lo so. Però è buona, non sa di ceci. È una torta di ceci, non sa di ceci. Allora mi fido, va benissimo. Allora aspetto la torta di ceci quando ci incontreremo. Allora niente, io ti mando un bacione, un salutone e spero di averti reso un po' felice o triste, chissà. No, magari ti stavo sul cazzo, mi dicevo minchia, ma ha chiamato, ma che palle. Certo, sicuramente. Ok, direi che per adesso le chiamate finiscono qua. Nel caso rivoleste un I call you un po' più lungo, dedicato, lasciate un bel mi piace. Volevo tornare sulle soddisfazioni che ho avuto quest'anno, che sono veramente parecchie, però in particolare, per non elencarle tutte, ne volevo prendere due abbastanza importanti. Sono due annotazioni che spero anche a voi servano, perché non è che sono solo per me. Io, come ho detto in qualche video fa, ho raddoppiato i miei iscritti esattamente dall'anno scorso ed è una soddisfazione enorme sapere che tutto questo sta continuando, soprattutto qualcosa che appunto mi piace. Quindi qualsiasi cosa voi facciate, io spero che anche voi nel corso degli anni che passino, qualsiasi cosa che voi vogliate, migliori e non torni indietro. Io in quest'anno ho imparato a non pormi dei limiti, perché io avevo dei limiti. Due anni fa mi dicevo non potrò mai riuscire a fare più di un video ogni due giorni. Poi è passato un anno e ho detto io non riuscirò mai a fare più di un video al giorno. Poi adesso addirittura riesco a fare un video al giorno e ogni tanto portarmene due. Non porsi dei limiti è impegnarsi. E io soprattutto l'ho capito quest'ultimo anno. Sono sempre stata una persona pigra e nell'ultimo anno invece ho lavorato un sacco. Sono sempre stata una persona che dormiva tanto per fisionomia, non perché mi piaceva dormire. Cioè mi piace anche dormire, però sono una persona che dorme tanto. Ho imparato a dormire di meno per ingrandire quindi anche tutte le mie soddisfazioni. La soddisfazione di quest'anno è proprio questa: essere riuscito a non impormi un limite e aver continuato per bene a fare quello che faccio tutti i giorni e che mi piace fare. Per concludere questo video animali animali, vi volevo dire appunto lo spoiler che vi ho detto ad inizio video. Come ben sapete, io esattamente un anno fa mi sono trasferito in questa casa, però nel corso degli ultimi mesi io ho preso un'altra decisione. Visto che principalmente mi sono trasferito per stare insieme a Sabrina e per stare vicino ai mates, tutti ci siamo presi questa briga di unirci qua a Milano, però per problemi di un po' di lontananza, perché io non sto proprio nella stessa parte di Milano dove stanno gli altri, e per una questione anche di vicini, una questione di comodità, ho deciso con Sabrina di ritrasferirmi in un'altra casa. Esattamente, quindi è passato un anno, io adesso nei prossimi mesi che arrivano sto già cercando un'altra casa per stare più vicino agli altri. E io spero che questa cosa vi renda felice, non tristi, perché probabilmente non rivedrete più questa camera qua, ma ne vedrete una nuova. Questa stessa camera è la stessa che non avete visto due anni fa, perché era un'altra. È sempre un evolversi di cose, sempre uno spostarsi, è sempre un vivere nuove cose. Questo è il bello della vita. Ponetevi questo come obiettivo: di non fare quello che vogliono gli altri, ma fare quello che volete voi, e soprattutto fare qualcosa che vi piace e che vi dia tutti i giorni delle soddisfazioni e non la solita monotonia. Io animale animale vi ringrazio a tutti per aver seguito tutto questo video. Buon Natale a tutti di nuovo, buon Natale alla famiglia e a chiunque voi vogliate bene. Come sempre vi potete iscrivere al centro, guardare altri due video ai lati. Noi ci si becca domani con un nuovo video. Stay angry, stay animals. Damn.